100 giorni per l'Abruzzo, 100 giorni per l'Italia, è stato il tema della conferenza stampa convocata dal gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale per illustrare i risultati raggiunti dal governo Meloni a beneficio dell'Abruzzo, ma è stata dettata anche la linea programmatica per il futuro. I risultati operativi sono stati diversi, soprattutto legati alla ricostruzione, ma col milleproroghe ci saranno altri interventi. Tante le battaglie che si stanno portando avanti hanno ricordato i presenti, su tutte quella dei tribunali minori con la richiesta della proroga triennale nel milleproroghe e con la richiesta inoltre di riaprire la questione delle piante organiche. Ma ci sono altre richieste legate alla sicurezza, come fondi per la videosorveglianza. È iniziata poi la visita nelle carceri, iniziando proprio dall'Aquila. Al centro anche il tema delle infrastrutture, come per esempio la questione a 24 e 25. Scongiurati rincari, si sta pensando a una riduzione. E poi Roma Pescara, 14 e tanto altro. Questione traforo, proroga commissariamento e poi altro ancora nel mille proroghe, hanno detto gli esponenti di Fratelli d'Italia. Insomma, l'Abruzzo è e sarà al centro. All'incontro hanno partecipato i senatori Etel Sigismondi e Guido Quintilio Liris, i deputati Guerino Testa, Rachele Silvestri e Fabio Roscani e il presidente del gruppo Fratelli d'Italia del Senato, Lucio Malan. Sono stati 3 mesi di lavoro intenso, sia a livello nazionale naturalmente, sia provvedimenti specifici per l'Abruzzo. I senatori Liris e Sigismondi hanno svolto un grande lavoro proprio a beneficio del territorio. Anche adesso sull'ultimo decreto di proroga dei termini ci sono degli interventi per queste aree. Soprattutto sono stati 3 mesi di partenza estremamente difficile, perché nelle condizioni più difficili degli ultimi 70 anni, ma con una partenza che noi riteniamo estremamente positiva, perché siamo riusciti a mettere in atto già parti importanti del programma, nonostante le emergenze note, a cominciare da quella del rincaro dell'energia. Abbiamo verificato subito nella legge di bilancio i milioni di euro per l'Aquila, con un bilancio che è messo in sicurezza di qui agli anni prossimi, così per quanto riguarda il cratere, così per quanto riguarda il personale della ricostruzione, tanto del 2009 quanto del 2016-17. Un grande lavoro sul superbonus, che in particolar modo per quanto riguarda il sisma è importante per la parte dell'accollo e per il completamento della ricostruzione con l'adeguamento sismico. Con la Santanchè abbiamo esplorato la possibilità di ristoro per tutti gli operatori della neve. Con il ministro Fratin stiamo percorrendo la strada della revisione dei vincoli, senza andare a diminuire le zone vincolate e protette, ma andando ad aumentarle. Alcuni risultati importanti si sono già visti, mi riferisco ovviamente a tutto il tema della ricostruzione, all'asse attrezzato, e tanti altri risultati si vedranno nei prossimi mesi. Tribunali, sicurezza, infrastrutture sono alcuni degli argomenti di cui ci siamo occupati in questi primi 100 giorni.